insieme a voi. Vorrei ricordare il produttore che ha fortemente creduto in questa serie, che ha portato in Rai Il Medico in Famiglia 13 anni fa, un uomo che è prima di tutto un carissimo amico, Carlo Bixio. Una persona insomma, veramente straordinaria, e poi l'avventura è iniziata con lui, quindi ho dei ricordi di amicizia proprio con lui. Niente, però è proprio bello che ci sia questa continuità e il fatto anzi di poter portare avanti Il Medico in Famiglia proprio anche per lui. Lo facciamo ancora di più, sì, ancora con più forza. Ma voi vi ricordate quasi 13 anni fa, immagini no, di come eravate? Vi ricordate? Vi aiuto un attimo, guardate un po'. Questo è mio papà, fa il medico. Vicino a lui c'è Maria, che sarebbe mia sorella maggiore. Questo che fa lo scemo è nonno libero. E questa è Annuccia, la mia sorellina più piccola. Ai, 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 un giorno ti innamorerai. Ai, 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 vedrai saranno guai, ai, ai. Questo sono io, quello piccolo. Io mi chiamo Ciccio. Hai visto? Qualcosa si muove. Che belle immagini, Giulio! Ma hai visto? Questa bimba è diventata una donna bellissima. Lei è veramente un'evoluzione pazzesca. Io uguale. Anche tu, sono rimasto uguale, no? Sono rimasto uguale. È un effetto incredibile perché, cioè, comunque è davanti ai miei occhi, vedo come ero da bambina, credo che non tutti siano cresciuti. Abbiamo avuto la fortuna di poter crescere all'interno di una fiction. Cioè, abbiamo fatto dei filmini di famiglia, diciamo così, piuttosto consistenti, diciamo. Francesca, ma tu avresti potuto innamorarti anche di Lele prima versione? Beh, Bianca in realtà è sempre stata innamorata di Lele perché Barilotto, perché Bianca veniva chiamata da lui e da mio fratello Barilotto, era segretamente innamorata di lui già dal liceo. Quindi Bianca proprio amore perfetto, amore perfetto. Vogliamo ricordare un po' del grande cast che è con voi? Allora. Insomma abbiamo Milena Vukotic, ovviamente, non Enrica, poi Paolo Conticini nella parte appunto dell'ex marito, Giorgia Surina nella parte di questo strano personaggio che viene da Parigi, strano. poi ci sta Emanuela Grimalda che fa Ave, c'è Gabriele Cirilli e Beatrice Fazzi che sono Melina e Dante. Paolo Sassanelli, Ugo Di Ghero, insomma ci abbiamo veramente, dite pure voi, aiutatemi, Giorgio, se non Marchesi, mi ricordo, Giorgio Marchesi che fa Messifoni, insomma facciamo un applauso a tutti i bimbi, ragazzi, tutti i bambini, saluto a Pietrino, Osvaldo, naturalmente appuntamento questa sera alle 21:10 su Rai 1, Il Medico in Famiglia torna e viva, grazie, io raggiungo le nostre